La Samp va a giocarsi la sua partita. Io non è che io so, conosco la forza dell'Inter. È una squadra individualmente molto forte. Dobbiamo prestare attenzione alla qualità sugli esterni, perché Perisic, perché Candreva, perché l'attacco della profondità di Icardi è sempre velenoso. È una squadra, era forte prima, che oggi con Pioli, ma questo senza nulla togliere a chi c'era prima, è perché comunque Pioli è un allenatore navigato, che ha conoscenze, che conosce il calcio italiano, che conosce i calciatori, quindi ha impiegato poco a rimetterlo a posto, e tant'è che lo score dell'Inter è straordinario, ambisce anche alla terza posizione. So che è una partita difficile contro una squadra forte che ha determinate caratteristiche. La Samp se la va a giocare. E ci misureremo. Noi dobbiamo fare in modo che le ultime 9 partite siano ben giocate e che si chiude il campionato lasciando una scia di profumo dietro di noi, in maniera tale da ripartire il prossimo anno avendo maturato un certo tipo di consapevolezza. Quale? Non lo so. Se in una scala di valori da 1 a 10 oggi la nostra è 6, almeno ripartire da 6 per migliorarla. Se è 4, ripartiamo da 4 e la miglioriamo. Non so, ecco, noi dobbiamo far questo, tentare di far questo. Non ho segnali da parte della squadra di, come dire, superficialità, anzi. La squadra sta bene, si allena bene, quindi io mi aspetto un'altra buona prestazione e i ragazzi sanno che devono comunque fornirla. E come ho sempre detto a loro, non si parte mai dal risultato finale, ma si parte, l'origine è sempre la prestazione. Mi aspetto una partita difficile per il valore dell'avversario, perché con Pioli l'Inter ha svoltato, è una squadra molto più continua. Credo che in casa abbia vinto sempre, tranne la partita contro la Roma. Una partita difficile, ma sono contento che si giochi una partita difficile. Perché più sono difficili, più ci misurano, più sono difficili, più ci danno una miglior definizione di quello che siamo, di quello che la squadra oggi è in grado di saper esprimere. L'assenza di Luis è un'assenza importante, perché 10 gol, una decina di assist, e il fatto che lui è in grado di farci respirare sempre pericolosità è un valore che per adesso non abbiamo, ma che io conto e sono fiducioso di poter recuperare per il nostro finale di stagione. Cambiano le caratteristiche, perché Muriel ha caratteristiche diverse rispetto a Schick, non cambia nulla. Ogni calciatore mette a disposizione di un'idea, di uno spartito, quelle che sono le caratteristiche individuali. Non cambia nulla. Con Schick abbiamo una caratteristica diversa in campo.